Il 29 settembre è dedicato alla celebrazione dei tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele. È una giornata carica di significato spirituale, un'occasione magica per poter fare un rituale di connessione con queste potenti figure angeliche. Il giorno della loro ricorrenza è, tra virgolette, un potente portale per connettersi con la loro forza, la loro energia. Questo è un semplice rituale che puoi fare in loro onore e per chiedere il loro aiuto. Rituale di connessione con i tre arcangeli. Questo rituale semplice e potente ti aiuterà a connetterti con l'energia dei tre arcangeli, offrendoti protezione, guarigione e guida nella tua vita. Questi sono i materiali, ingredienti necessari: candele in pura cera d'api, una bianca per l'arcangelo Gabriele, una blu per l'arcangelo Michele, una verde per l'arcangelo Raffaele, incenso in grani o olio essenziale, puro naturale al 100%, una goccia su un carboncino acceso o alcuni granelli, di sandalo o mirra o incenso boswellia, una ciotola d'acqua e un piccolo cristallo, preferibilmente quarzo chiaro, tre granelli di sale grosso da mettere poi nell'acqua quando si benedice, un campanellino, fiori a scelta come dono, un'immagine o una statua che rappresenti gli arcangeli, facoltativo. Premetto che non si sta facendo il rito all'immagine, le immagini veramente non servono. Ma dato che siamo umani, ci piace avere un'immagine sacra davanti, che rende il tuo altare simile a un tempio, un luogo sacro. Fasi del rituale. Preparazione dello spazio. Trova un luogo tranquillo dove non sarai disturbato. Prepara l'altare con le candele e gli altri oggetti. Accendi l'incenso o l'olio essenziale e prendi un momento per centrare la tua mente. Respira profondamente e rilassati. Apertura. Tre segni della croce. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Se non sei cristiano, fai i tre segni della croce senza dire le parole. Trovi il video che spiega il suo significato sul canale. Accendi le candele con un fiammifero o con un bastoncino acceso da una candela, luce, non rituale. Per ogni candela percepisci la connessione con il suo arcangelo e la sua potente energia. Candela bianca, arcangelo Gabriele. Accendi la candela e chiedi la benedizione dell'arcangelo Gabriele, l'angelo della comunicazione e della purezza, un messaggero. Puoi dire: Arcangelo Gabriele, messaggero divino, aiutami a comunicare con chiarezza e purezza. Illuminami con la tua saggezza. Fai suonare la campanellina. Candela blu, Michele. Accendi la seconda candela per l'arcangelo Michele, il guerriero celeste e protettore. Puoi dire: Arcangelo Michele, difensore e protettore, proteggimi dalle forze negative e donami la tua forza e il tuo coraggio. Fai suonare la campanellina. Candela verde, Raffaele. Infine, accendi la candela verde per l'arcangelo Raffaele, l'angelo della guarigione. Puoi dire: Arcangelo Raffaele, grandissimo guaritore divino, portami e donami guarigione fisica, emotiva e spirituale. Riempimi del tuo potere curativo. Fai suonare la campanellina. Senti l'energia dei tre arcangeli vicino a te. Preghiera di invocazione. Con le candele accese, rivolgiti ai tre arcangeli con una preghiera di invocazione. Puoi usare parole tue, oppure puoi usare questa formula: chiedo la presenza e la guida degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Vi invoco per portare protezione, chiarezza e guarigione nella mia vita. Che la vostra luce risplenda su di me e mi conduca verso il mio massimo bene. Fai suonare la campanellina. Meditazione. Chiudi gli occhi e medita per qualche minuto, concentrandoti sul tuo respiro. Fai tre respiri profondi e portati in uno stato mentale aperto, pulito, limpido. Entra in connessione col tutto. Percepisci la luce dorata, l'energia angelica che scende su di te dall'alto, avvolgendoti in una sensazione di pace e protezione. Percepisci l'energia di ciascun arcangelo vicino, intorno e dentro di te. Michele alla tua destra,
Gabriele alla tua sinistra e Raffaele dietro di te. Davanti a te, di fronte a te, c'è il tuo libero arbitrio. Se non chiedi, non possono intervenire. Gli arcangeli solo con il tuo permesso ti potranno dare il loro aiuto e consigliare la via giusta, ascoltali. Purificazione dell'acqua. Dopo la meditazione, prendi la ciotola, con l'acqua posiziona il contenitore tra le tre candele accese. Aggiungi nell'acqua 3 grani di sale grosso posizionati a triangolo, partendo da destra in basso e girando in senso orario, quindi prima la base del triangolo e in ultimo l'altezza. Con la mano destra fai il segno di benedizione. Fai suonare la campanellina. Chiedi a Raffaele di benedire e purificare quest'acqua, visualizzando una luce verde che la attraversa. Usa l'acqua per bagnarti leggermente la fronte, le labbra e il cuore, come simbolo di purificazione e protezione. Mentre ti bagni, o meglio, ti segni, fai 3 piccoli segni della croce, sulla fronte, sulle labbra, sul cuore. Purezza nella mia mente, purezza sulle mie labbra, purezza nel mio cuore. Come potete notare, si mette anche sul terzo occhio per purificare la vera vista. Ringraziamento e chiusura. Quando ti senti pronto, ringrazia i 3 arcangeli per la loro presenza e guida. Lascia consumare le candele, una alla volta si spegneranno. Iniziando dalla prima che si spegne, ringrazia l'arcangelo corrispondente e segui per le altre 2 candele. Grazie Arcangelo Gabriele, confido in te e nella tua magnifica grazia divina. Mi lascio avvolgere dalla tua saggezza. Grazie Arcangelo Michele, confido in te e nella tua gloriosa potenza divina. Mi lascio proteggere dalla tua possente spada divina. Grazie Arcangelo Raffaele, confido in te e nella tua luce divina. Mi lascio pervadere dalla tua forza guaritrice. Quando saranno tutte spente, ringrazia tutti e 3 gli arcangeli. Grazie per il vostro amore e protezione. Concludi con 3 segni della croce. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Suggerimenti. Puoi scrivere su un foglio una tua richiesta o desiderio di guarigione, protezione o chiarezza e, dopo averlo caricato energeticamente con il rituale, conservarlo o bruciarlo come atto simbolico. Se hai cristalli come l'ametista per la protezione, il quarzo rosa per la guarigione o il lapislazzuli per la comunicazione, puoi disporli accanto alle candele durante il rituale per rafforzarne l'energia. Questo rituale semplice e potente ti aiuterà a connetterti con l'energia dei 3 arcangeli, offrendoti protezione, guarigione e guida nella tua vita. Benedizioni. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.